la storia della prima giovinezza di Turi Giuliani. Piange il cuore narrando la storia del destino di Turi Giuliano, che era giovine, buono ed umano, e la guerra bandito lo fa. Quella guerra che ha nostra memoria fu la cosa più triste ed infame, quando il povero muore di fame ed il ricco più ricco si fa. La famiglia era povera gente e campava la santa giornata, e Guido l'ha sempre aiutata e a Palermo ogni giorno e gli mata. Il lavoro gli dà poco niente, ma Guido che vizi non tiene, alla mamma che tutto il suo bene, quel denaro egli viene a portare. Scende a piedi dal suo paese, per la strada dal sole bruciata, quando passa l'intera giornata, sempre a piedi lui deve tornare. E così si guadagna la spesa, Salvatore che ancor giovinetto ha per tutti il più grande rispetto, dei delitti del mondo non sa. Comincia la guerra, il popolo muore di fame, la gente cattiva pensa soltanto a rubare, ad arricchirsi e a mangiare. Dei signori che stanno in campagna tutto l'anno a godersi la vita, mentre al popolo ognuno rinvita a combattere e sopportare, ed il popolo che non si lancia al macello poi viene mandato, anche il male gli viene negato, 100 grammi gli deve bastare. Si trovava però sul mercato tutto quello che ognuno voleva, ma il suo prezzo ogni giorno cresceva e la gente più soldi non aveva. Si vendeva l'oggetto più caro, gli orecchini, le gioie, la pene, che la fame non sente e non vede, e la testa girare di fama. E dall'or Salvatore Giuliano apre gli occhi e comincia a capire, lui non vuole di fame morire, la famiglia la deve aiutare, perde allora la bella innocenza e comprende che il ricco è un padrone, che i danari li fa il mascalzone e chi è buono che crede. Thank you.